la rivoluzione arriva tra i banchi delle scuole italiane. Cambia il modo di insegnare le materie scientifiche. Lo scopo è renderle meno ostiche e rivelarne tutto il fascino grazie a una didattica innovativa che mette al centro lo spazio. Il progetto si chiama ISERO ed è nato nel lontano 2006 da un'idea dell'Agenzia Spaziale Europea. Arriva in quest'anno scolastico anche nelle nostre scuole primarie e secondarie grazie all'Agenzia Spaziale Italiana, che ha indetto un bando vinto dall'Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali, che lavorerà fianco a fianco con CNR e Università Sapienza. Sono proprio loro, gli insegnanti, i primi protagonisti di questa novità. Il primo passo è formare loro, dando strumenti nuovi per cambiare l'approccio con gli alunni e trasmettere le conoscenze delle materie STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, in maniera molto più coinvolgente. Un augurio speciale agli studenti italiani è arrivato dall'astronauta Luca Parmitano, impegnato in Russia per la preparazione alla missione Beyond. Per raggiungere i vostri obiettivi nella vita dovete lavorare con impegno e passione, perché non esistono scorciatoie. Io sono qui a ricordarvi però che bisogna divertirsi, che dovete divertirvi nell'imparare le scienze, perché oggi questo vi aiuterà nel futuro, qualsiasi cosa decidiate di diventare. Nel 2019 saranno formati 35 professionisti che avranno il compito di preparare circa 200 insegnanti in tutta Italia, i quali veicoleranno lo spazio in classe per promuovere le materie STEM. But we are training the trainers. E noi formiamo gli insegnanti. Sono loro che così potranno educare i giovani, facendo in modo che siano ispirati per il futuro, affinché trovino la loro strada. Quello di cui abbiamo bisogno è proprio rafforzare la loro ispirazione. Non siamo noi a dargli la verità, sono loro a svelarla. Se sono ispirati gli insegnanti, possono ispirare i giovani. Io sono convinto che ISERO avrà un grande successo in Italia. Le materie scientifiche spesso intimoriscono gli alunni, ma non è l'unico problema connesso al loro insegnamento. Esiste infatti un gap di genere che ISERO punta a superare. In ISERO abbiamo anche un sostegno da parte del Dipartimento delle Pari Opportunità del Consiglio dei Ministri, perché si realizzano alcuni progetti dedicati proprio a supportare lo studio delle STEM da parte delle bambine e delle ragazze. Per esempio il Dipartimento delle Pari Opportunità ha già fatto un bando in estate si imparano le STEM, che è dedicato alle ragazze. Poi teniamo molto al role play, quindi molte persone che lavorano in questo progetto ISERO sono donne e vogliamo far capire anche le varie professioni. Per esempio stamattina nella parte che l'ASI ha dedicato all'intrattenimento, chiamiamolo così, dei ragazzi, erano sul palco 6 donne che lavorano in ASI, e per far vedere che appunto anche in questo settore, no, che di solito è considerato un po' maschile, quello dello spazio, invece c'è posto per le bambine e le ragazze. Quindi noi faremo delle attività dedicate a supporto e specifiche per farle venire la passione e soprattutto credere che anche le ragazze, insomma, possono essere delle vere scienziate. Gli esperimenti che si produrranno e si proporranno attraverso questo progetto vogliono innanzitutto interessare, e quindi devono essere belli, piacevoli, sfidanti, però al tempo stesso saranno utilizzati per migliorare la capacità di ragionamento, le capacità di apprendimento e l'esperienza in scienze, tecnologia, matematica. Quindi è un progetto veramente importante e interessante. Ed è interessante che si rivolga innanzitutto agli insegnanti, in maniera che loro diventino i portatori di questo messaggio, che poi diffonderanno tra i colleghi e tra gli studenti. L'idea attorno a cui ruota ISERO è che siano principalmente le materie scientifiche quelle che ci aiuteranno a risolvere i problemi della Terra. Saranno loro a tracciare la strada del futuro del pianeta. Le domande sono quelle di sempre: da dove veniamo e dove andremo a finire? Forse le risposte potranno arrivare già tra pochi anni.